3.496 km con arrivo a Milano, in 21 tappe dal 7 al 29 maggio. È il 94esimo Giro d'Italia, quello dell'Unità Nazionale, 150 anni di storia italiana che vede correre per le sue strade la lunga carovana dell'evento in rosa. Il Giro avrà quindi un percorso pieno di luoghi caratteristici e di montagne significative, anche per la storia da scalare. Si va dall'Etna siciliana al Grossglockner atesino, a Zoncolan, Gardeneccia, Nevegal, San Pellegrino, Macugnaga, Sestriere, quasi tutte le principali montagne italiane. Quanto ai luoghi storici, non potevano mancare Quarto dei Mille, Teano, Sapri, tenendo conto che il giro parte da Venaria Reale, la storica reggia di Savoia. Conto alla rovescia per il Giro d'Italia. Quali le istruzioni per l'uso? Abbiamo cominciato questo conto alla rovescia. La città si sta attivamente preparando. Beh, i numeri del Giro d'Italia sono sempre dei numeri che fanno impressione. Insomma, ci aspettiamo circa 300.000 persone, ma già soltanto la carovana del Giro d'Italia è una carovana con numeri già di eccellenza, direi. Ci saranno più di 300 giornalisti, ci saranno circa 2.000 persone che fanno proprio parte della carovana del Giro d'Italia, 200 camion, 100 moto, insomma diciamo che se uno guarda il Giro d'Italia da un punto di vista di numeri scopre veramente che è un evento di straordinaria importanza. La città si sta preparando a tutto questo, ognuno sta facendo la propria parte, insomma tutte le persone che compongono il comitato tappa veramente stanno lavorando assiduamente da mesi, però in quest'ultimo periodo stiamo facendo un lavoro diciamo proprio di concerto e proprio anche operativo. Oltre all'evento sportivo, tante attività collaterali. Sì, assolutamente. La settimana che precede il Giro d'Italia sarà una settimana ricca di eventi, naturalmente eventi legati alla bici, quindi organizzati in collaborazione con l'associazione Free Bike, quindi ci sarà dalla Milonga in bici, dal Polo Bike e altre attività proprio legate alla bicicletta, insomma, proprio in onore del Giro d'Italia. Certamente una gran festa, ma anche qualche disagio per la città. Le varie informazioni per chi in quel giorno deve muoversi a Venaria. Beh certo, un evento come il Giro d'Italia ha anche l'altra faccia della medaglia, i numeri importanti che porta con sé evidentemente porteranno qualche disagio, soprattutto in termini di viabilità. La città attraverso il percorso in qualche modo viene divisa in due, quindi rispetto a questo la chiusura del traffico, insomma il controllo della viabilità e tutti gli accessi, i sistemi di sicurezza e tutte le misure di sicurezza che sono state approntate creeranno qualche disagio, però se i disagi vengono insomma paragonati al fatto che la nostra città sarà sotto i riflettori di almeno 15 milioni di italiani e sulle televisioni di tutto il mondo, credo che questi disagi si possano anche vivere, no, positivamente con un sorriso. Questa è la tappa in partenza dalla corte d'onore della reggia di Venaria Reale. Spettacolare cronometro a squadre per un percorso di 19 km e 300 metri, con arrivo a Torino in piazza Vittorio Veneto. Partenza alle ore 16, il percorso in città, Reggia di Venaria, via Mensa, piazza Vittorio Veneto, viale Buridani, via Salvemini, via Fratelli Cervi, via Guarini, corso Puccini, via Petrarca, strada Torino-Druento. Poi l'immersione a Torino fino all'arrivo in piazza Vittorio Veneto. Quali sono gli strumenti di cui si è dotata la città per informare? Beh, la città ha messo in piedi un imponente piano di comunicazione, stiamo facendo cartoline, volantini, manifesti, nei punti più critici proprio si fa un porta a porta, si mettono dei manifesti dietro le singole porte, nelle buche, insomma si sta proprio facendo un lavoro molto preciso, insomma molto, molto mirato, soprattutto nelle aree più critiche. Insomma, noi contiamo sul fatto che la popolazione incuriosita da questo evento si informi. Poi c'è anche il numero verde, un numero verde dedicato per tutte le informazioni e quindi è stato messo a disposizione di tutta la cittadinanza.
Il quartier Tappa, inoltre, insomma, una parte del quartier Tappa sarà anche ubicato in città, perché metteremo a disposizione la palestra della scuola De Amicis per tutti gli accreditamenti. Quindi anche lì avremo 3.500 persone che arriveranno direttamente presso la scuola, faranno il loro accreditamento e poi potranno proseguire, insomma, verso il quartier Tappa, verso l'altra parte del quartier Tappa, nella zona Reggia. In modo particolare l'area stampa, quindi i giornalisti, saranno ubicati all'interno del centro di conservazione per il restauro, e invece alcuni uffici nella torre dell'orologio. Dopo il passaggio della fiaccola olimpica per Torino 2006, l'inaugurazione della Reggia nel 2007, ora questa, è proprio il caso di dirlo, ennesima tappa, il Giro d'Italia.